Ciao Bilancia, benvenuta in questo nuovo video. Andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di agosto 2022. Lo faremo con l'astrologia, vedremo i transiti planetari. Qui ci sono le nostre effemeridi. Dopodiché andrò ad interrogare anche le mie carte e scenderemo più nei dettagli, nei particolari del tuo mese, va bene? Se senti un rumore di sottofondo, lo senti? O vedi volare la fiamma, eh? È il ventilatore che ce l'ho qui sparato addosso perché se muore. Detto questo, guardati anche l'oroscopo sempre per il tuo segno zodiacale, ma anche per il tuo ascendente, per l'estate 2022, che trovi sul canale, ma poi ti viene fuori il link o lo vedi giù nel box informazioni, va bene? Estate 2022, e anche lì ovviamente parlerò d'agosto. Ok, poi metti naturalmente le due cose insieme. Allora, Bilancia, qui un mese è tutto sommato positivo. Allora, il sole almeno fino alla fine del mese, fino al 23-24, è in Leone, quindi un bellissimo sestile ti arriva. Mercurio, un Leone, sì, poi entra in Vergine, poi alla fine del mese ti arriva sul Sole, Mercurio che entra in Bilancia alla fine d'agosto, Venere dal Cancro che entra anch'essa in Leone, Marte, ecco, un passaggio molto molto bello è questo Marte che giorno fra il 20 e il 21 d'agosto mi entra in Bilancia, aspetta, entra in Bilancia e quindi per te, scusami, entra in Gemelli e quindi per te Bilancia è wow! Il top, ma non è solo il top perché entra lì, è il top perché invece che rimanerci, perché come ti dicevo è un transito per te, per il tuo segno molto positivo, ti fa trigono al sole o ascendente se sei ascendente Bilancia, non solo è positivo, ma solitamente Marte un mese e mezzo giù di lì rimane in un segno, no? Cammina in un segno, quindi dopo un mese e mezzo se ne va. Sette mesi di Marte in Gemelli, quindi qui saranno 7 mesi che ti daranno sicuramente grinta, voglia di fare, energia, combattività, forza e tantissima, quindi un transito positivissimo, anche perché fa trigono a Saturno che cammina in acquario e che ha i trigono al sole, quindi insomma sono transiti positivi. L'aspetto un pochino più pesante che tu puoi vivere è questo Giove che entra con Ariete e lì vabbè, questo si sa, starà lì in Ariete, però appunto come ti dicevo l'entrata di Marte in Gemelli è molto positiva anche perché appunto ti dà manforte per affrontare l'opposizione di Giove, non so se mi sto spiegando. In soldoni tradotto che vuol dire? Allora, sicuramente qui posso vedere molte comunicazioni, molti scambi con gente lontana. Qui c'è il lontano per te, Bilancia, quindi sicuramente tu puoi avere persone lontane, scambi con qualcuno che è lontano, special modo se è un maschietto, ok? Se è un maschietto, quindi notizie positive, comunicazioni che arrivano da lontano e via dicendo. Ma ti vedo anche felice e contenta in tutto ciò che è associazione, un'associazione, magari gli amici, hai un club, fai parte di un'associazione, fai parte di un giro di persone che, come si dice, condividono determinate cose, via andare. Ma guardati anche, come ti dicevo, il video estate 2022 e poi metti tutto insieme, sicuramente te ne ho parlato anche lì. Un transito molto bello di agosto è questa Venere in Leone per te, capito? Questa Venere in Leone per te, quindi con ovviamente poi alla fine del mese Marte in Gemelli, quindi qui c'è sicuramente tanto movimento proprio nel senso anche vero del termine, cioè movimenti, viaggi, spostamenti, comunicazioni, persone che si conoscono, accordi che si stipulano. Ecco, l'unico neo qualcosina ti può dar fastidio, insomma, specialmente in special modo se sei della prima decade della Bilancia,
questo Giove che può portare qualche scontro magari in casa, non so se sei accoppiata, Bilancia, tu sei sposata o fidanzata, qui insomma qualche rottura te la può dare, va bene? Quindi un po' di stanchezza, un po' di fatica con il partner che può essere appunto d'amore, cioè il marito, la moglie, anche un partner business, quindi se tu sei in una società, se tu lavori con qualcun altro, qui ecco ci potrebbe essere una qualche rottura, ma vediamo cosa mi specificano le carte, vediamo un pochino più nello specifico cosa vedono, va bene? Allora andiamo a vedere per il segno della Bilancia il mese di agosto, vediamo un po'. Poi tu mi dirai nei commenti. Comunque, insomma, io vedo un mese d'agosto tutto sommato niente male, eh? Con questa Venere in Leone e poi alla fine, insomma, dal 20 in poi anche questo Marte in Gemelli. Qui si apre un capitolo interessante, molto interessante, anche perché questo Marte ti rimane dalla tua, insieme a Saturno, non ce lo dimentichiamo, ti rimane lì per 7 mesi a darti manforte. Quindi qui, insomma, è un passaggio parecchio bello per te, eh? Di sostegno molto forte. Allora, Bilancia agosto 2022, cosa accadrà per la Bilancia? Vediamo cosa ci aggiungono le carte. 10-10, sono paziente. Beh, in effetti, allora, mantieni i tuoi pensieri positivi e sii paziente, ok? Se tutto sta andando per arrivare ad un qualcosa di superiore, di importante, di bello, no? Fidati dei tuoi angeli, credici, fidati che i tuoi angeli stanno lavorando dietro le quinte per te. Quindi qui si sta preparando qualcosa di molto positivo per te. Rimani positivo con i tuoi pensieri e fidati che gli angeli stanno lavorando per te dietro le quinte. Fidati di nuovo la fiducia, quindi qui c'è un discorso proprio di fiducia, di fede. Fidati, credici che i semi dei tuoi pensieri stanno crescendo, quindi un qualcosa che tu hai piantato sicuramente porterà i suoi frutti. I am balanced, sono bilanciata, la bilancia. Sono in equilibrio. Allora, vediamo. I am knowledge. Sono la sapienza, la conoscenza. Allora, qui te lo confermo effettivamente dai transiti. Anche l'astrologia mi dice che o stai studiando, ti sei messa, ti metterai a studiare un qualcosa, va bene? O nel senso proprio che tu ti metti a imparare qualcosa, quindi ad acquisire conoscenza, tradotto. Ok? E ancora io ci posso anche vedere il venire a conoscenza di qualcosa, cioè lo scoprire qualcosa, il venire a sapere qualcosa. Vedi qua tutti i libri. Quindi qui magari veramente tu stai studiando, magari veramente tu stai facendo, preparando un concorso, no? Con lo studio e via andare. E come vedi, qui mi richiama questa carta il segno del Sagittario. Poi lo vedremo in fondo. Tirerò anche i segni zodiacali con i quali più ti confronterai durante questo mese. Mi richiama questa carta il Sagittario. Andiamo a vedere i tarocchi. Ma queste sono carte belle, ma mi richiamano molto quello che abbiamo visto dall'astrologia. È quello. Allora, vediamo. Bilancia, agosto 2022. Allora, la regina di coppe, ok? Regina di coppe, mese di agosto per la Bilancia. Ecco,
Regina di coppe, cavaliere di coppe. Quante sono quei due? Il matto, asso di spade. Vuoi che tu fa bilancia? Bilancia, agosto 2022. Agosto 2022 per la bilancia. Oi, oi. Allora, agosto 2022 per il segno zodiacale della bilancia, cosa accadrà? Wow, due assi, asso di bastoni. Nel taglio c'è il 7 di denari. Ma allora, qui mi confermano, sono carte molto positive e molto belle per te, bilancia, queste, eh? Ma guarda, qui potrebbe essere proprio con l'entrata di Marte nei gemelli, eh? Queste potrebbero essere riferite molto lì. Allora, qui c'è. Sicuramente una qualche novità, una qualche notizia che arriva anche inaspettata, un qualcosa di molto bello, molto carino e di inaspettato che arriva che ti sorprende, ma quello anche che fanno vedere, qui tu potresti avere anche una situazione in ballo, no? Che sta andando avanti, che sta progredendo e via andare, magari una trattativa di un qualche cosa con qualcuno. Che sia un rapporto interpersonale, uomo-donna, che sia lavoro, che siano altre cose. Qui a un certo punto la bilancia si alza e dice: va bene, ora faccio così, stra, così, boom. Molto molto decisa. Magari tu stai aspettando proprio di conoscere qualcosa. Va bene, magari qui c'è una novità che tu devi venire a conoscere, o tu stai studiando, tu stai preparando qualcosa. Va bene, per arrivare a fare una scelta, a prendere una decisione. Fatto sta che io ti vedo decidere per un qualche cosa, fare chiarezza su un qualche cosa e prendere una decisione. Qui si fa un qualcosa, c'è cioè un'iniziativa che tu prenderai per arrivare a un qualcosa. Io credo che sia nel momento in cui Marte entrerà in Gemelli, cioè dal 20 d'agosto in poi, quello di cui ti sto parlando. Magari prima, bravo di Dio. Che perché dovrei vedere il tema natale di ognuno di voi, il che è impossibile, va bene? Però da come parlano mi richiama molto Marte trigona il Sole, cosa che avrai a partire dal 20 agosto in poi. Quindi io vedo molto quello, ma insomma può accadere anche prima, per carità di Dio. Qui guarda, c'è anche qualcuno che sicuramente si farà sentire, si farà vivo con te. Magari perché ti chiama, perché ti scrive, ovviamente, o magari semplicemente perché tu lo conosci. Qui potrebbe anche essere, siccome qui c'è la conoscenza, vedi come parlano le carte, questa potrebbe essere una persona che tu conoscerai magari in vacanza, che ne so io. Tu conoscerai una persona, qualcuno con cui tu ti potresti prendere una cotta, per esempio. Io vedo anche questo da queste carte. Qui c'è una cotta, ma non da parte tua, da parte di tutte e due. Molta attrazione, molto interesse, capito? Ecco, quindi qui anche nuove una o più di una nuova conoscenza che tu farai. Sì, asso di denari, stelle, bilancia. Qui agosto ti porta qualcosa di parecchio bello, parecchio positivo, eh. Qui c'è un qualcosa proprio di nuovo, anzi ti dirò di più, secondo me qui in agosto, ti ho detto forse dalla fine del mese, quindi se fino ai 20 non vedi nulla, ma non lo penso,
Non ti preoccupare, dopo il 20, poi chi di voi lo sentirà a settembre perché è nato dopo, ma lo vedremo poi anche nel mese di settembre. Però qui secondo me agosto apre una stagione per te positiva con questo Marte in Gemelli e Saturno in Acquario, ovviamente trigono il Sole. Va bene, bilancia. Quindi qui si può aprire una nuova strada, si può aprire una nuova opportunità per te, anche proprio lavorativa, anche proprio lavorativa o comunque anche di vita. Queste sono carte parecchio parecchio belle. Vediamo i segni zodiacali con cui tu ti confronterai nel mese d'agosto. Capito, bilancia? Qui c'è una qualche novità, ma tu sei anche te. Che tu decidi, che tu sei più determinata, va bene, perché qui è vero tu sei bilanciata, tu sei in equilibrio, ma essendo in equilibrio la bilancia non si muove mai, perché tanto pesa questo, tanto pesa quell'altro e quella rimane inchiodata in mezzo, cioè questa è la bilancia. Quindi invece qui ti vedo proprio decidere qualche cosa e andare dritta per la tua strada. Qui c'è una nuova opportunità, cioè qui mi sono usciti tre assi, Asso di bastoni, asso di spade, asso di denari, No, se ti sembra poco, ecco. Ripeto, se tu vedi nulla, fin dopo i 20, non ti preoccupare, rimani fiduciosa, mantieni i pensieri positivi, perché il bene arriva. Io vedo qualcosa arrivare da lontano, poi mi sbaglierò. Allora, andiamo a vedere per la bilancia. Con quali segni zodiacali avrà più contatto, avrà più a che fare? Qui c'è un qualcosa che proprio ti sorprenderà. Bilancia, una nuova opportunità, una nuova conoscenza, qualcosa di nuovo che arriva nella tua vita. Allora, con chi più avrai a che fare? Qui abbiamo visto il Sagittario, quindi sicuramente il segno del Sagittario. Ci aggiungiamo i Gemelli. Il nodo lunare, l'Ariete, Gemelli, Ariete, qui c'è una gioia, c'è un qualcosa che si realizza, che ti farà tanto contenta, bilancia. C'è un qualcosa che magari che semplicemente semini, capito? Ho il Capricorno. Ariete, Capricorno, Gemelli, cos'altro? Eccola, ma si è scoperta. La bilancia. Vabbè, credetemi sulla parola, ma è cascata a terra. Quindi la bilancia, va bene? Quali altri segni zodiacali? Mese di agosto 2022 per la bilancia. Ok. Vergine, segno zodiacale, Vergine, bilancia viene confermata, segno dei gemelli vengono confermati, poi qui mi aggiungono il toro, il cancro, lo scorpione, il capricorno, che l'avevamo già visto, e i pesci. Segno dei pesci, va bene? Questi segni zodiacali con cui più tu ti rapporterai, ma ti ripeto, quello che fa fede ti deve tornare quello che ti ho detto qui dai transiti planetari e dalle carte, va bene? Dai miei tarocchi e via andare. I segni zodiacali vogliono essere un qualcosa in più, naturalmente, se conosci bene il tuo tema natale e quello delle persone con cui appunto tu ti rapporterai, vuole essere un qualcosa in più, ma quello che deve far fede è ovviamente la stesa e tutto il resto. Bilancia, si apre una stagione per te favorevole, positiva, tu avrai un qualcosa da combattere, va bene, tutti che ti pare, tutti che tu vuoi, ma la vita è questa. Ma Marte e Saturno sono dalla tua, il che insomma, se tu guardi indietro a 6 mesi fa, è tutto un altro cielo, tutto un altro discorso, va bene? Fammi sapere giù nei commenti, mi raccomando, e non scordarti di guardarti l'estate 2022, il video che ho messo sia per il tuo segno sia per il tuo ascendente e la luna, volendo, che è un qualcosa ancora di più. Va bene? Un bacione e noi ci vediamo qui al prossimo video. Ciao, bilancia!
Eccoci qua, vi lascio ai miei... No.